Quindi buonasera a tutti voi, benvenuti a San Mango d'Aquino nella sala consiliare a nome mio personale e dell'amministrazione comunale. Quindi porto i saluti, qua c'è il vice sindaco Francesco Trunzo, il consigliere Serafino Gallo, Teresa Pileggi, il responsabile dell'Avis Pasqualino Burgo. Manifesto gratitudine, un sentimento di ringraziamento, consentitemi, nei confronti del dottor Antonio Chiaffallo, che con grande passione, amore e dedizione, già da tanti anni, è molto attento, sensibile alle tematiche relative al mondo della cultura, dell'impegno sociale e civile. Il premio Muricello in effetti parte come una rassegna culturale. E poi io l'ho seguito dal 2013 fino adesso, siamo arrivati alla nona edizione, un premio che in anno quindi è andato a vedere protagonisti importanti, personalità calabresi che hanno dato un contributo, che hanno vissuto sulla loro pelle molte volte con testimonianze forti la problematica di 'Ndrangheta in modo particolare. Abbiamo avuto negli anni scorsi testimonianze forti, come oggi, penso all'avvocato Paiuso, al signor Chindamo, che hanno subito e sono state vittime di 'Ndrangheta. Quindi ospiti importanti che date lustro alla serata, una serata dove ci sono degli artisti locali molto bravi. In questo Antonio ha colpito ancora una volta nel segno perché è un ragazzo attento che riesce a coinvolgere tutti. Quindi seguiranno tre mostre di tre artisti, come detto, locali molto bravi: Emanuele Melfi, Giovanna Iella e Tommaso Mendicino. Poi ci sarà la spiegazione, il progetto che ha Antonio di una biblioteca comunale a livello regionale. Non sto qua a dirvi quanto volumi abbiamo, oltre 13.000, una delle biblioteche sarà più avanzata, poi il progetto lo illustrerà molto meglio bene Antonio, e poi ci saranno comunque i premiati ed intermezzo i due artisti giovani, Federica Adamo e Ferdinando Mendicino. Volevo, oltre a portare i saluti istituzionali, dirvi che questa amministrazione comunale di San Mango d'Aquino, anche sul solco del nostro padre putativo politico zio Leo, quindi l'onorevole Leopoldo Chiaffallo, è un'amministrazione che con tante problematiche che hanno i comuni, soprattutto in Calabria, pensate che il 50% dei comuni ha problemi di risorse economiche, risorse umane, e quindi ce la stiamo mettendo tutta giorno e notte per cercare di risolvere i problemi e dare risposta alle esigenze dei cittadini. Un'amministrazione che vuole investire in cultura, cercando di promuovere il nostro territorio, le nostre bellezze, le nostre, insomma, la nostra San Mango. Questo ritratto molto bello dietro le mie spalle raffigura con tre immagini la storia del nostro paese, perché la prima immagine è dedicata all'emigrazione. Sappiamo tutti che San Mango, ma anche la Calabria in generale, tanti paesini, siamo un paese di emigrati e di emigranti, con molti sammanghesi in Canada e negli Stati Uniti d'America. Olimpio, l'emigrazione è un tema purtroppo attuale, no? E c'è un serio problema di spopolamento, soprattutto di questi paesini che sono nell'area interna. Prima con qualcuno dicevamo che la fortuna di San Mango, la grande opera che è stata fatta, è questo svincolo autostradale, che è dotato di svincolo che ci consente in 10 minuti di raggiungere Lamezia, Cosenza, quindi è una posizione baricentrica che ci consente appunto di stare anche dal punto di vista infrastrutturale sull'autostrada. Poi la seconda immagine, le raccoglitrici di olivo, perché San Mango, essendo un paese collinare, circa 500 metri, una volta c'erano molti frantoi, si produceva olio di qualità. Oggi c'è l'azienda Manfredi che produce olio, ha conquistato pure un mercato nazionale, quindi dà anche occupazione. Poi la terza immagine è la Madonna della Buda, la festa religiosa più sentita da parte dei fedeli. È una festa che si svolge il primo sabato e domenica di giugno, dove tutti i fedeli, poi dietro la Madonna c'è una strada particolare, cioè si parte dalla Chiesa Madre e si arriva lì sotto, vicino al santuario della Madonna della Buda, vicino all'autostrada, e poi
una storia questa che ci accomuna con il borgo di Cleto, il nostro borgo di Rempettaio, perché poi il fiume Savuto divide le due province, Catanzaro e Cosenza. E quando si festeggia a San Mango si festeggia pure a Guinip, che è a Scranton, giusto per dire che i nostri emigrati non hanno mai rescisso quel legame forte con il borgo natio. Ed è molto bello perché tutto in una società che va a mille, insomma, con l'evoluzione dei tempi, l'evoluzione costa sacrificio, però queste tradizioni, le nostre tradizioni, le radici, devono, come dire, devono essere trasmesse soprattutto alle nuove generazioni. Poi abbiamo San Francesco di Paola, che è il patrono della regione Calabria da un lato, San Tommaso d'Aquino, che è il patrono di San Mango, e poi di fronte abbiamo questo bellissimo dipinto che rispecchia la bellezza della nostra regione Calabria. E che questa di stasera possa essere anche un momento, ecco, diciamo, di riscatto di una regione che molte volte spesso lancia, ci sono messaggi negativi, no? Quindi grazie a tutti veramente di cuore, benvenuti. Io cedo la parola ringraziando di nuovo ad Antonio per il lavoro che sta facendo, e quindi cedo la parola. Grazie Antonio. Grazie Luca. No, io solo due cose perché poi nel corso della serata avremo la possibilità di ragionare sulle cose che ha detto Luca e su quello che ha inserito nel programma. Noi iniziamo la giornata con Olimpio Tallarico. Io e Ugo abbiamo ragionato e voluto fortemente questa partecipazione, ma perché? Per delle ragioni molto semplici. Intanto perché dovete sapere, molti di voi ovviamente lo sanno, ma noi andiamo a raccontare in giro, che Olimpio è uno degli ideatori di quello che può essere considerato uno dei grandi miracoli culturali di questa regione. Il premio Carcuni, che dirigono da 10 anni, noi arriveremo alla decima edizione con ovviamente ben altre, diciamo, condizioni, ma il primo Carcuni ha compiuto quest'anno 10 anni ed è uno dei premi letterari più importanti in Italia, quindi non è uno dei più importanti in Calabria, e ha portato Carcuri, un borgo assolutamente pressoché sconosciuto e anche, devo dire, per certi versi molti anni fa, non dico in condizione di abbandono, ma sicuramente di grande criticità, è riuscito a sollevare dal punto di vista culturale quella zona, a dare una grande testimonianza di forza alla nostra regione e ad implementare economicamente tutto il circondario di Carcuri, perché io in questi anni, quando siamo andati, abbiamo visto, abbiamo toccato con mano la trasformazione di quella zona. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando si vuole si possono fare delle cose molto importanti. I nostri premi cercano di, sono effettivamente poi una dimostrazione di gratitudine nei confronti delle persone che a diverso titolo hanno lasciato il segno all'interno di questa regione. È l'inizio di Olimpio che abbiamo fortemente voluto qui a San Mango, sia per ringraziarlo per quello che ha fatto, non è la prima volta, sia per testimoniare quello che ho detto prima, e sia Olimpio per rappresentarti che anche qui a San Mango si è iniziato un percorso da tempo, ma nell'ultimo periodo di maggiore attenzione nei confronti della cultura. Noi qui in sala abbiamo Francesca Berardelli, che insieme ad un gruppo di amiche a San Mango ha costituito il Club del Libro, che sta andando benissimo, con iniziative molto interessanti, non solo presentazioni, ma è venuta, hanno creato questa idea delle cassette piene di libri che si lasciano in diverse zone del paese con uno scambio di libri tra i lettori, che al di là del risultato pratico, che comunque è sempre importante, lancia un messaggio significativo. E che stiamo facendo? No, io non temo di dirlo, non ho alcuna remora a dirlo, spesso cerchiamo di mutuare anche quello che è stato fatto a Cacuri, perché credo che sia una formula vincente, unire la cultura, unire la promozione del territorio, di un territorio che non conosciamo, noi stessi non conosciamo. Quando sono stato a Cacuri abbiamo visto dei posti magnifici, ma se voi venite qui dalle nostre parti, noi stessi ci sono delle cose bellissime che non conosciamo, basta che noi andiamo a 7 km c'è un convento antichissimo, c'è un convento abbandonato di cui Antonio, che è qui presente, ha parlato e ha raccontato recentemente.
E lo stesso vale per le zone limitrofe. Se io domando ad alcuni dei nostri residenti del castello di Castiglione, che è a Falerna, io credo che non l'abbia visitato quasi nessuno e ancora meno lo conoscono. Quindi abbiamo necessità, attraverso questi percorsi virtuosi, di riuscire a promuovere il territorio. Olimpio rappresenta questo. Io lo ringrazio a nome di tutti, perché il premio Muricello poi in sostanza questo è cercare di dare una mano d'aiuto e di ringraziare, di mostrare gratitudine nei confronti di quelli che fanno cose importanti, anche che subiscono vicende familiari molto difficili, e ne parleremo dopo. Questo era quanto volevo dire per ringraziarti della presenza insieme a te stasera, e quindi poi iniziamo. Volevo dirti che nel progetto di biblioteca ci sono dei giovani ragazzi del servizio civile, devo dire che sono felicissimo, perché ho avuto modo di chiacchierare con loro in queste settimane. Saranno loro poi a rendere concreto l'attività che noi andremo a fare con la biblioteca. Sono felice perché li vedo appassionati, mi stanno dando una grandissima mano d'aiuto, e se la biblioteca riuscirà a diventare quello che abbiamo immaginato in questo anno, sicuramente sarà merito loro. Io li ringrazio stasera per essere venuti qui a partecipare a questo incontro, perché credo che sarà formativo anche per loro. Questo è un bellissimo libro, ma non mi fermo qui, perché a questo punto credo che sia giusto che lo raccontino Mara e Ugo. Mara Paone, ricordatevi una cosa: gli ospiti che noi portiamo al premio sono scelti accuratamente, nel senso che sono persone per bene, serie, preparate, di grandissime, che hanno un fortissimo e grandissimo senso della dignità personale, perché è quello che cerchiamo noi di mantenere nel corso degli anni. Quindi Ugo, prendi le redini dell'incontro pomeridiano, e insomma parliamo di questo, che è veramente un bellissimo libro. Intanto ci avviciniamo, perché gli amici delle TV hanno modo di... Grazie Antonio, grazie al sindaco, all'amministrazione comunale. C'è poco da dire su quanto illustravano sia il sindaco che Antonio Cheffallo. Effettivamente San Mango, nel solco anche di un lavoro passato che l'aveva reso un po' questo capoluogo della nostra costa, della cultura, con l'opera, con tante iniziative culturali, sta vivendo una nuova primavera, e questa primavera si rinnova anche attraverso il premio Muricello, che ormai da 9 anni non è soltanto il momento della premiazione, della celebrazione, delle persone che si scelgono, con cui anche instauriamo dei bellissimi rapporti di amicizia, prima ancora che professionali. Il premio Muricello diventa un po' lo sfocio, no? Naturale di un lavoro che dura un anno e che ha quale motorino e cuore pulsante Antonio, i collaboratori dell'amministrazione comunale, il sindaco che tiene tantissimo e che ha sposato da subito questa iniziativa. Quindi c'è un lavoro che non si limita soltanto ad essere un lavoro di scrematura di quelli che poi sono i premiati, ma è un lavoro che presenta varie appendici culturali, incontri, momenti di scambio, e poi ovviamente il posizionamento dei mattoncini, di questi mattoncini che stanno facendo e faranno presso di San Mango un punto di riferimento letterario, non fosse altro perché qui sta sorgendo questa biblioteca. Caro vice sindaco, caro Serafino, è giusto che si coinvolgano anche un po' tutti quanti gli amici dell'amministrazione, che sono veramente un unicum, una forza molto compatta, e poter vantare una biblioteca che sia il punto di riferimento non solo della zona ma regionale, per una peculiarità che la distingue subito, che è quella della giovane letteratura, no? Noi abbiamo tantissima giovane letteratura calabrese che si sta formando, che sta tenacemente emergendo, e allora dare idealmente ma anche materialmente con i libri una casa a questo fiorire, a questo blooming, direbbero gli inglesi, di idee letterarie, beh, io credo che sia una cosa molto importante, perché sostanzia
il premio, cioè fa in modo che il premio sia anche un monumentum, non solo un documentum, un monumentum, qualcosa di visibile, qualcosa che può essere fruito tutto l'anno. E a proposito di giovane letteratura, sanamente aggressiva nel senso che non ha più complessi di inferiorità rispetto a quello che è il panorama nazionale, perché compete molto spesso all'interno del panorama nazionale, beh, Olimpio Talarico, io l'ho sempre detto, rappresenta uno di questi fermenti culturali, letterari, che ci porta in alto. Olimpio è di Cacuria, solide, innervate radici nell'humus calabrese, però vive da una trentina d'anni a Bergamo, ha modo di operare continuamente un rapporto, un paragone tra le tante culture italiane, no? Che è un po' come i municipi italiani convivono all'interno della nostra, e da questo punto di vista è uno scrittore completo, è uno scrittore che porta la sua esperienza di cittadino d'Italia, che però non, ripeto, non nasconde le proprie origini, anzi le valorizza. In Cosa rimarrà dei nostri amori si coglie benissimo questo aspetto. Noi non staremo qui nella discussione che seguirà e che mi auguro potrà essere piacevole, perché si tratta di una discussione su un caso letterario, lo dico senza enfasi, non saremo qui a spoilerarne i contenuti, ma una cosa va detta, che ci sono pochi scrittori che riescono a rendere teatro di trame anche molto complesse, nel caso di Olimpio Talarico e di questo libro che è un po' un cardine di una sua trilogia, di trame anche colorate di giallo, con venature noir. E allora, se pensiamo che tutte queste storie complesse, ma che poi si spiegano grazie anche ad un fluire, no, di una scrittura bella, fresca, assolutamente avvincente, che tutto questo accade nel teatro caccurese, beh, è una cosa che ti rende orgoglioso come calabrese, perché vedi finalmente che ci sono dei lembi della tua terra che assurgono intanto di importanza letteraria nazionale, ma che poi ospitano tipi di storie, tipi anche di dinamiche personali, che noi, per una nostra cattiva abitudine, siamo un po', ripeto, abituati ad ascrivere a contesti americani, europei. Invece c'è un fluire di relazioni, di dinamiche personali e interpersonali, che molto spesso anche il più scaltrito degli scrittori non coglie, non fotografa, perché noi siamo abituati a narrare il brutto, noi siamo abituati ad enfatizzare il dramma, e ci vuole, perché ci vuole anche la critica, ci vuole anche questa letteratura. Però poi, se andiamo a vedere nel quotidiano dei nostri paesi, delle nostre relazioni personali, cogliamo autentica letteratura, cogliamo soggetti, cogliamo storie che diventano libri come quello che questa sera presentiamo, ma è un libro che ormai va avanti con le sue presentazioni da almeno un paio d'anni, poi c'è stato il Covid, ma il volume di presentazioni cui si sta prestando molto generosamente Olimpio Talarico è davvero alto, a conferma della qualità di un lavoro che, ripeto, mette al centro un teatro paesano che diventa il teatro europeo, teatro del mondo, e dove ognuno di noi riesce a riconoscersi, perché ci sono personaggi e personalità che ognuno di noi riesce a vedere anche come proprie, come appartenenti al proprio mondo. E questa è una cifra letteraria che caratterizza Olimpio Talarico, ma non da oggi, ma da diverso tempo. Di lui si è detto tanto, è uno degli ideatori del Cacuri. A me piace dire che è uno scrittore che preesiste al premio Cacuri, ha una sua autonomia scrittoriale che, diciamo, va avanti da tantissimo tempo. E poter avere il piacere e anche l'onore di parlare con lui in un contesto così gioviale, in un contesto così attento come San Mango ai fenomeni culturali della nostra terra, e non solo, devo dire che è davvero molto bello, e probabilmente l'ouverture più naturale della serata che ci accingiamo a vivere
con tanti amici, con tanti protagonisti. E allora, Olimpio, prima di dare la parola a Mara, beh, io intanto volevo dirti se quello che ho detto ti è piaciuto. No, scherzo, non è questa la domanda. E questo è un libro, come dicevi tante altre volte, che si inquadra in una sorta di trilogia, no? Però questa volta hai inserito delle tonalità gialle o giallastre o addirittura delle venature noir che hanno praticamente consegnato ai calabresi, ai lettori italiani ed europei un paese che non ti aspetti. Cioè, ripeto, le dinamiche metropolitane, cittadine, che noi leggiamo nei romanzi newyorkesi o vediamo nei film d'oltreoceano, le hai in pratica colte anche nella quotidianità del tuo paese. Cioè, non mutuate, ma colte. Cioè, sei andato ad aprire il tuo obiettivo, i tuoi occhi, i tuoi sensi, nelle vinelle caccuriane, e hai scoperto un mondo che appartiene anche ai nostri paesi. Come hai fatto? È un amico. Quando scrissi il mio primo romanzo, e siamo nel più di 10 anni fa, e a un certo punto mi volli atteggiare a scrittore e feci la dedica. Allora dedicai il libro alla piazza, perché era il luogo nel quale io mi sono formato, e il luogo nel quale il libro e i miei libri sono nati. E stamattina è successa una cosa particolare, e che mi ha reso felice e mi ha fatto capire che molte volte la scrittura ti gratifica per delle cose apparentemente banali. E io occupavo il mio solito posto in piazza da 50 anni, è sempre quello, e arriva una coppia e chiedono di un ristorante per poter mangiare. Poi mi dicono: vorremmo visitare i libri e i luoghi descritti nei libri. Allora mi sono detto: ne vale la pena, perché ci sono due cose che in questi anni mi hanno gratificato molto: il riconoscimento di alcuni lettori e soprattutto il libro mi ha dato la possibilità di conoscere delle persone che ora sono importanti. Perché io sono convinto di una cosa: che chi ama i libri necessariamente ha un insieme di doti che ne fanno una persona eccezionale. Voi lo siete, nel pubblico ce ne sono tanti altri, penso a Nunzio, che è un punto di riferimento per il libro. E, ritornando a Caccuri, non lo dico io, ma lo dicono in tanti, noi siamo quelli che ci siamo formati nei primi 15 anni, e in quei 15 anni ho fatto apparentemente tanto, ma ho soprattutto registrato. Io lo dico spesso, non solo mia moglie, ma molti amici mi chiamavano Vacantuso, perché in realtà io non ho mai fatto nulla, se non studiare e leggere non ho mai fatto nulla, non avevo terreni da coltivare, olive da raccogliere, animali da accudire. Me ne stavo in questa piazza, in assoluto silenzio. Conrad dice: come faccio a spiegare a mia moglie che mentre guardo dalla finestra io sto lavorando? E per tanti anni ho lavorato, ma era un lavoro che era fine a se stesso, non serviva a nulla. Poi è avvenuta una cosa, quella che tu chiami emigrazione, che a me è un termine che non piace. Ho avvertito l'esigenza di andare via da quel posto. Quel posto mi stava stretto e non mi dava più nulla. E proprio nel momento in cui da questo posto mi sono allontanato, lì è nata la voglia di scrivere, lì è nato il premio Caccuri. Cioè, io ho visto una terra da un altro punto di vista, e quell'altro punto di vista mi ha dato la forza di scrivere, il desiderio di raccontare delle storie. Quando ero in Calabria io questa forza non l'avevo. Ecco perché non la chiamo emigrazione, non la chiamo strappo, la chiamo opportunità. E la distanza mi ha dato questa opportunità,
l'opportunità di vedere quelli che sono i vantaggi e purtroppo le negatività del mio paese, che come dicevi tu rappresenta un'intera regione, ma forse un'intera nazione. Calcuri è un paesino di 1300 anni, eppure vi dico che oggi mediamente a Calcuri vengono distribuiti 2000 libri all'anno, mediamente, e 400 persone fanno parte di un'associazione, dell'associazione che organizza il premio. Ma prima di una mia presentazione a Calcuri non c'erano mai state presentazioni di libri, mai, in assoluto, non si era mai presentato un libro. E i lettori erano veramente pochi, la prima libreria si trova e si trovava a 60 chilometri, così come il cinema, così come il teatro. A Crotone. A Crotone, dovevi andare a Crotone. Andare a Crotone per comprare un libro era un'impresa. Non esistevano biblioteche, non esisteva assolutamente nulla. E poi dico, presento il mio primo libro e c'era una piazza piena. Anche con Adolfo ci siamo detti, qua bisogna fare qualcosa, ed è lì che è nato il premio. Ma è nato il premio dai miei libri, ma soprattutto dalla forza e dalla volontà di coinvolgere tutti, cioè coinvolgere una popolazione partendo dal basso. Cioè noi non possiamo più fare cultura costruendo un qualcosa di irraggiungibile e parlare soprattutto di cose che alla gente ormai non interessano assolutamente nulla. E due giorni fa ad un incontro si doveva parlare dei libri e invece si parlava di sanità, di PIL, la gente si è alzata e se n'è andata. Noi a Calcuri cosa facciamo? Chiamiamo autori importanti, ma chiamiamo anche dei cantanti, dei comici. Cioè noi riusciamo ad attirare la gente partendo dal basso. Se uno viene ad ascoltare, che ne so, primo nome che vi viene in mente, Albano, no? Che apparentemente con la cultura non ha nulla da spartire, ma se uno viene ad ascoltare Albano e poi, che ne so, ascolta una lezione di Renzo Piano o qualcos'altro, su 400-500 persone ce ne saranno 5 o 6 che inizieranno ad interessarsi di arte, ad interessarsi di cultura, ed è questo il nostro obiettivo. E adesso noi abbiamo 80 giurati di Calcuri che valutano dei libri. Cioè, per esempio, che ne so, il macellaio. E il macellaio, nel momento in cui si ritrova con, che ne so, con Padellaro, con Profumo, a valutare un libro, si sente parte integrante di quel progetto. Con Giordano Bruno Guerra. Con Giordano Bruno Guerra. La letteratura e la cultura per molti anni hanno allontanato la gente. Noi dobbiamo fare in modo di coinvolgerla. E devo dire che i miei libri hanno aiutato in questo, perché voi sapete, in questo libro io ho fatto un calcolo l'altro giorno, è una storia inventata, verosimile, i luoghi sono veri, ma di fatto ci sono 42 personaggi realmente esistiti. Naturalmente non sono dei protagonisti, ma ci sono. Sì. Ce ne sono 42, ma vi garantisco che almeno 200 si ritrovano nel libro. E questa curiosità li porta ad acquistare il libro, li porta a leggere. Ma è vero che ci sono dei tuoi concittadini che ti che chiedono, si ritrovano. No, oltre che si ritrovano, che ti chiedono se puoi aggiungere il loro nome nel prossimo libro, nei libri successivi. Bellissima questa cosa, no? Io la racconto pure adesso. C'è un personaggio, tanto di Calcuri non c'è nessuno, che si chiama Giovanni Pignanelli. E quando è uscito il mio primo libro, io naturalmente dove ero? Su quella panchina in piazza. Lui lo legge, arriva in piazza e mi fa così proprio, ma con forza, mi dice, ma un tuo libro mi ci ha messo. E io gli dico, guarda, ti garantisco che nel prossimo non c'era. Però il cognome Pignanelli c'era. Speno in un altro. Nel successivo non c'era. Per cui stessa scena, stesso luogo. Lo vedo arrivare da lontano, io mi ero messo le mani così, e lui invece mi ringrazia, mi dice grazie per avermi messo nel libro, ma lui non c'era, il che nel libro successivo poi a un personaggio ho dato proprio il nome di Pignanelli, e molti molti si ritrovano, e vi garantisco, questo è un libro che è stato candidato al premio Strega da Ferruccio De Bortoli, il che è molto gratificante, ma vi giuro che per me la gratificazione più importante è essere eletto dalle persone che conosco. E quando faccio la prima presentazione, io la faccio a Calcuri,
cioè non ci sono altri posti, la prima presentazione deve essere a Cacculi. E vi dico che vengono venduti solo durante la presentazione mediamente 200 libri. E io in quella settimana sto anche di notte, no? Sto sempre, dico, ci sono 200 persone che mi stanno leggendo, ma non sono 200 persone a caso, cioè sono 200 persone che hanno vissuto le mie stesse emozioni, i miei stessi luoghi. Io ho avuto soltanto la, come dire, la capacità di mettere insieme le parole, perché guardate, tutti siamo in grado di scrivere storie, tutti, ognuno di noi ha delle storie da raccontare. Poi ci vuole la tecnica. E vi dirò anche un'altra cosa. Una parente di mia moglie ha scritto un libro. Allora mi fa, mi dai un'occhiata? E io gli ho fatto l'editing. In poche parole gliel'ho riscritto. Perché ormai tutti hanno questa vanity press, cioè la vanità di pubblicare qualcosa. E l'ho fatto e me ne sono pentito. Ieri per la prima volta l'ha presentata a Cacculi. È parente di mia moglie, io non sono andato ieri alla presentazione. E non sono andato perché mi sentivo di tradire le parole, di tradire la letteratura. E se fossi andato lì, proprio per questo rispetto che ho per la letteratura, io gliel'avrei detto non scrivere più. E avrei divorziato da mia moglie. E allora ho preferito mangiare un po' una bella salsiccia con i miei amici ieri e non andare a questa presentazione. Per cui la letteratura è importante, le parole sono importanti, i libri sono importanti, ma devono essere di qualità, devono essere di sostanza. L'ultima cosa e chiudo. Io per tanti anni ho registrato queste storie. Poi ho avvertito l'esigenza di scriverle e le ho registrate in un silenzio assoluto, nel silenzio del vacantuso, di uno che dice ascolta, ma chi se ne frega di questo? Io me ne stavo in silenzio assoluto. Oggi sto sempre nello stesso posto, arrivano, mi raccontano le storie, alla fine del racconto mi dicono Minda, non c'è un prossimo libro, e si perde la magia. Si è persa la magia del racconto, io non ho più questa libertà di... Io lo vedo proprio, soprattutto le persone anziane, quando mi vedono arrivare in piazza e loro sono sedute prima di me in panchina, si aggiustano. Passano 2 secondi, io mi siedo lì sempre in silenzio e iniziano a raccontare storie, ma che non hanno più il fascino della letteratura, il fascino della spontaneità. Mi fermo se non... No. Non ti fermare, perché adesso c'è Mara che ti incalzerà con qualche sua domanda. Mara Paone, la nostra ospite. Nessuno dirà, e non è mai successo, al tavolo dei relatori questo libro non è bello. Però sono convinto che a Mara sia piaciuto davvero. La verità è proprio così. Interrompo un attimo il filo narrativo proprio per ringraziare doverosamente Antonio e la poeta di San Mango. Ad alti livelli questo premio, insomma, è un merito di questa comunità, ecco, no, più che un comune è una comunità. Io il primo giorno che vengo qui, la prima volta che vengo qui, voglio farvi veramente i complimenti, perché vi vedo molto molto uniti e Antonio mi sembra veramente un grande collante. Il libro mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto perché io sono un amante della mia terra, della Calabria. Per me è un borgo unico. In realtà, come ti dicevo qualche giorno fa, a volte la Calabria sembra un'invenzione antropica del 1970, perché è diversa, molto eterogenea, sono tante Calabrie, non a caso ci chiamavamo le Calabrie. Siamo tanti borghi, siamo tante comunità diverse e differenti. Forse leggendo il libro di Olimpio ho fatto una riflessione che forse le città sono molto più, le città capoluogo sono più differenti, invece i nostri borghi, le nostre province sono molto simili. Abbiamo dialetti diversi, inflessioni diverse, però
I tuoi corsivi nel libro erano i corsivi di Bisignano, un paese che si trova nella Valle del Crati e molto distante da Caccuri, che è nella Presila. Eppure c'erano tantissimi, Teva Cantusu, in accezione negativa, o tantissimi termini dialettali molto simili. Allora forse le province della Calabria sono molto simili, e sono molto simili anche i racconti, i personaggi. Personaggi in cui tu dici molti si ritrovano, anche se non sono quelli cui ho pensato, però qualcuno si è ritrovato, perché nei tuoi 15 anni dalla finestra hai subito, credo, la fascinazione del racconto, delle sensazioni che ti trasmetteva la piazza. E quindi è chiaro che dalle sensazioni che ti trasmette la piazza, i racconti, la gente, può inventare 100.000 personaggi, e 100.000 personaggi che ognuno potrà ritrovarsi ritrovarsi in un aspetto. Anche io mi ritrovo, ma anche, nei personaggi, no? Certo, ma sì, ma infatti, insomma, con un occhio un po' sensibile, io ti ho visto in tanti, ti ho visto un po', diciamo, nello stesso romanzo. In alcune cose, ecco, ho pensato che ti rivedevi anche nello stesso personaggio che ritorna a Caccuri. Quando ritorna a Caccuri per non per il motivo, diciamo, principale, quando ritorna a Caccuri per trovare ispirazione, ecco, e lì probabilmente anche tu, voglio dire, a Caccuri ricevi energie e stimoli per la tua creatività e per i tuoi romanzi. Un romanzo che è molto molto bello, che racconta effettivamente la provincia e poi l'innesto del giallo lo rende avvincente. E in un certo senso poi rende anche di ampio respiro, è composto come Caccuri, perché poi il fatto di cronaca, ovunque avvenga, a qualsiasi latitudine avvenga un fatto di cronaca, interessa poi tutti. E quindi Caccuri, che viene descritta con un'efficacia descrittiva bellissima, veramente unica, in personaggi, luoghi e situazioni, questa Caccuri ambivalente che è nella Presila ma guarda verso il mare, quindi c'è questa doppia anima, diciamo, del posto e anche dei personaggi che sono sempre tra un essere e un dover essere, e il libero arbitrio in mezzo, insomma è un libro molto bello, con il giallo che lo rende molto avvincente, ma che non ne fa un giallo, non è affatto un giallo. E un po' il lettore capisce che non è un giallo alla fine, quando poi c'è la discovering, diciamo, c'è un'efficacia, come dire, c'è una descrizione meno minuziosa, perché il giallo diventa per te uno strumento, ecco. È lo strumento per indagare l'animo, i dolori, le sensazioni, gli umori, i modi di essere dei personaggi. La mia curiosità, ti chiedo, l'avrei presentato anche a Bergamo questo, ovviamente, le reazioni, ecco, della comunità lombarda, della Calabria che hai raccontato, sulla Calabria che hai raccontato, perché è una Calabria normale che racconta, la Calabria della provincia, c'è un fatto di cronaca grave, importante, però non è legato, diciamo, agli ambienti classici con cui viene raccontata spesso la Calabria. Le reazioni, ecco, della comunità bergamasca di fronte a questa Calabria normale che viene raccontata, questa Calabria di provincia? Allora, i riti quali sono? Prima presentazione a Caccuri, seconda a Bergamo, necessariamente. Io devo molto a questa città, non solo per come mi ha accolto, ci ritroviamo sempre in questo teatro, c'è un teatro a Bergamo, è pieno e c'è una curiosità fortissima. I bergamaschi sono così, sono, sembra un luogo comune, ma apparentemente freddi, ma hanno proprio il bisogno di queste storie, hanno il bisogno di sentirsi partecipi di un insieme di valori che loro conoscono poco, o forse praticano poco e praticano con difficoltà.
ma tu ne parlavi e il romanzo si svolge così. Siamo il 19 marzo del 1964 ed è la festa di San Giuseppe. E in paese c'è la festa, come succede da tutte le parti, processione, banda, i mastazzoli di Soriano che arrivano puntualmente. Però a qualche chilometro di distanza viene trovato, scannato come un porco, un ragazzo. E a pochi metri una strana zitella, una vecchia zitella, e uccise con modalità diverse. Ma la cosa strana è che la fidanzata di questo ragazzo, che si chiama Silvia Spadafora, così bella che anche i re magi del presepe si giravano a guardarla, per 28 anni scompare. Cioè di lei non si sa assolutamente nulla. E in paese cosa succede? Per 28 anni nessuno ne parla. E forse ho scritto il giallo proprio per questo, per capire come una comunità apparentemente coesa, tranquilla, serena, dove non è mai successo un episodio del genere, come Kakkuri, venisse sconvolta da un fatto del genere. Cioè io volevo studiare la reazione della gente, ed è stata una reazione nordica. Ci hanno dimenticato, ci hanno fatto finta di nulla per 28 anni. E guardate che è così. Cioè noi non siamo molto diversi dai bergamaschi. Abbiamo un modo di esternare le cose, ma poi nell'intimo, oppure quando dobbiamo affrontare delle situazioni, siamo uomini, e lo siamo a qualsiasi in qualsiasi regione, in qualsiasi città. E la cosa particolare è che poi di questa storia nel film viene fatto, nasce un film, no? Un film che si chiama I morti di San Giuseppe. E Mara l'altro giorno mi manda un articolo di un giornale che riporta un episodio successo a Bisignano nei primi anni 50, dove c'è, non so, un triplice oppure addirittura quattro. No, tre omicidi e un e vengono chiamati con un titolo bellissimo, no? Come si, I morti delle ficazzane. Bellissimo. Se fosse successo a Kakkuri io avrei veramente chiamato questo libro I morti delle ficazzane. Guarda che leggendo il tuo libro all'inizio pensavo che fosse successo veramente questo fatto di cronaca, perché mi ha rimandato subito l'episodio combinazione degli anni 50. No, a Kakkuri non è mai successo nulla. A Kakkuri fino a qualche anno fa, adesso è sparito questo tipo, c'era uno che aveva più o meno la mia età, che si chiamava Ciccio. E a Kakkuri non succedeva nulla. Quando spariva una gallina, si andava da Ciccio. Se il tempo era stato così breve, la gallina si ritrovava. Altrimenti Ciccio l'aveva già mangiata. A Roberto De Candia, sai cosa fa un giorno? Roberto De Candia ospita, che è uno degli organizzatori del premio, ospita degli amici di Palermo e gli dice: questo è il paese più tranquillo al mondo, non succede nulla. No, ma se ci dai la chiave non dovete chiudere, lasciate tutto. E invece lasciano la porta aperta e quella notte Ciccio era in giro, quindi vede un portafoglio su un mobiletto e lo prende. Perché al mattino, sul tardi, questi qui alle 11 arrivano in piazza, 11:30, e disperati, hanno rubato il portafoglio, ci sono i documenti, ci sono soldi. Io ero lì alla solita panchina con altri amici, ci giriamo e c'era Ciccio che stava consumando birre, stava offrendo birre a tutti quanti in un bar, no? Adesso che è comparso Ciccio non succede assolutamente nulla, non c'è mai stato un omicidio, non c'è mai stato nulla. E quindi inventare questa storia è stato difficilissimo. Difficilissimo perché ti ritrovi a dover studiare delle reazioni che tu non hai mai visto. E quella dell'omertà era, come dire, un aspetto che è doloroso, ma secondo me è necessario. Io lo dico nel libro, è una popolazione che è abituata a passarsi le minestre, le salsicce dai balconi. Quando poi hanno affrontato un caso del genere, si sono chiusi tutti nel proprio orticello. Cioè tutti sapevano e nessuno ne parlava. Silvia Spadafora viene trovata 28 anni dopo nella chiesa, cioè nel luogo centrale del paese,
dove avveniva di tutto, eppure molti sapevano, ma nessuno ne parlava. Omertà, ma omertà di comunità. Sì. Curare il proprio orticello, no? Non assumersi responsabilità. Olimpia. Ed è avvenuto anche durante la pandemia, cioè durante la pandemia io poi con i genitori anziani mi capitava di scendere, ero un appestato, non mi calcolava nessuno, non mi calcolava nessuno. Venivo da Bergamo. Ed è successo con questo libro, perché l'ho presentato, cos'era, l'8 febbraio, quindi poco prima della pandemia. Quando sono ritornato non mi hanno detto come è bello il libro, ma hanno detto quel giorno potevi fare una strage. Venendo da Bergamo con 300 persone che c'erano avrei potuto con le stimmate bergamasche. Olimpio, ti volevo chiedere, grazie, io credo che i nostri paesi, i nostri borghi, la nostra provincia, come diceva Mara, siano pieni di grande letteratura però inespressa. C'è un po' una questione omerica o pre-omerica in ogni paese, no? Senso di racconti che hanno anche molta mitologia, se vogliamo, che i vecchietti, ma anche le persone più giovani, si tramandano di generazione in generazione. Ora tu dicevi, beh, adesso quando mi raccontano una storia so che è molto condizionato questo racconto dall'aspettativa che chi me la racconta ha poi di vederlo trasposto in, diciamo, letteratura scritta. Però rimangono negli antri dei nostri paesi questi racconti un po' omerici o preomerici. Voglio dire, se siamo magnogreci non è che lo siamo così sulla carta, lo siamo perché abbiamo queste usanze, una delle quali è proprio il racconto di nostre mitologie, di nostri momenti di vita o addirittura di cose fantastiche che non sono avvenute, ma circolano sempre nelle stradine, nelle vinelle, negli antri dei nostri paesi. Ecco, ce ne sono ancora tra quelle che hai registrato di storie ancora così pure, non condizionate dall'aspettativa che tu un giorno potrai trasporle in un volume come questo, oppure almeno a Kakuri la questione è esaurita, perché se è esaurita Kakuri poi magari ciascun paese potrebbe renderti le sue e magari cerchiamo di metterle in libro. Allora, quando mi chiedono, perché è una domanda classica, ma quali sono i tuoi riferimenti letterari? Allora lì potrei veramente atteggiarmi un po', no? citare. E invece dico che mi ha formato molto Gigino Caputo. La gente dice, pensa a un grande autore, no, Gino Caputo era la guardia comunale del paese, e non aveva nemmeno la terza media, però ti incantava, cioè tu stavi lì ad ascoltarlo per ore e per ore ti incantava. Per rispondere alla tua domanda, questo è successo pochi giorni fa, e è una storia che mi ha colpito molto. E arriva una ragazza dall'Albania e quindi lavora presso una famiglia. E il figlio di questa signora che lei accudiva se ne innamora perdutamente. Però lei a un certo punto lo chiama e gli dice, senti, mi porti a San Sosti. Kakuri e San Sosti non hanno nessun collegamento, sono due poli completamente distanti. E lui è innamoratissimo, la porta lì e la lascia nei pressi di una chiesa. Forse è una Madonna. No, ma neanche... Questo non ricordo. Sta di fatto che questa ragazza sparisce. E i familiari la cercano e non la trovano. Quindi i carabinieri arrivano a Kakuri e naturalmente il primo indiziato era questo qui. No? Un ragazzo molto serio, no? A posto. Però quindi lo mettono in macchina e lo portano a San Sosti, no? dove l'hai lasciata. E lui lo porta in questo posto. Stanno lì, girano nei paraggi per un'ora e la trovano impiccata, con una lettera. In poche parole, lei era andata ad impiccarsi lì, perché quello è il posto dove gli albanesi erano arrivati. Sì, sono la comunità Abresh, no?
E quando io incontro questo, che non è un ragazzo, è un uomo, avrà una quarantina d'anni, no? E nella sua faccia vedo una letteratura inespressa, cioè un racconto che è di un'intensità fortissima, perché non, che sentimento avrà provato questo? Cioè la letteratura deve fare questo, cioè deve entrare nell'anima e cercare di capire quelli che sono i moti, i sentimenti, i dolori, no? Nella letteratura, cioè gli hai dato veramente una pari dignità alla piazza, alla gente e ai libri allo stesso modo, cioè è dall'intersezione di entrambi che poi insomma viene fuori la verità, ecco. Voi, perché insomma questa ti caratterizza anche questo. Voi lo sapete benissimo, e Nunzio lo sa in maniera particolare, il giallo ha bisogno di ritmo, no? Questo è un libro che ai giallisti non piace molto, perché ci sono molte pagine in cui il ritmo del giallo si ferma, si blocca. Per esempio ci sono i tre capitoli in cui io scrivo le tre sorelle, no? Sì, bellissimo. E lì sono stato per mesi a capire e comprendere l'utilità di quelle pagine. Dico, ma sono utili per il giallo o no? E poi alla fine le ho inserite. Per esempio c'è una pagina che voglio leggervi, no? A un certo punto cosa succede nel romanzo? 28 anni dopo viene ritrovato questo corpo e il prete, che è un toscano e che arriva a Caccuri dalla Toscana, accusa il preside del paese. Questo preside, che ama la letteratura in maniera quasi maniacale, no? Ha dato ai figli dei nomi letterari, pretende dai figli la lettura di tutti i romanzi possibili e immaginabili, però il prete lo accusa dell'omicidio, quindi viene accusato di questo omicidio. Il figlio, che si trova a Roma, scende per risolvere il caso. Quindi a un certo punto il figlio si rende conto che parte del mistero si può ritrovare nella canonica, dove questo prete non abita più perché è sparito, non si trova. Però esiste una perpetua, una donna. Quindi Jacopo, che è il protagonista, va in questa canonica con l'obiettivo di trovare qualcosa. E allora io, a un certo punto, quando Jacopo entra in questa canonica, avrei dovuto descrivere lo svelamento, no? Invece mi fermo a raccontare altro. Adesso ve lo leggo e poi magari lo spiego. Quindi voi immaginate la scena. E Jacopo arriva nella canonica, c'è un'altra cosa, i luoghi che io descrivo, i personaggi no, ma i luoghi sono reali. Cioè quando Silvia Spadafora sparisce perché era uscita a comprare 100 grammi di mortadella alla putiga di Sarbaturello e ha percorso 300 metri, vi garantisco che nella mia testa, nella mia geografia e nella geografia di Caccuri ci sono 300 metri. Cioè io li ho misurati, perché mi devo muovere in un luogo che conosco. Altrimenti perdo proprio le coordinate. E quindi questa canonica si trova in un luogo a me caro, perché era di fronte la casa dei miei nonni, la falegnameria dei miei nonni, quindi un posto che io conosco benissimo. Allora, quindi immaginate la scena, Jacopo va lì perché sa che lì c'è qualcosa, che poi più avanti troverà, no? Qualche indizio. Allora vede Fortunata, che un altro personaggio strano, e mi dice... Mi fermai a guardarla mentre sciacquava i bicchierini. Si girò e mi guardò anche lei, con una scontentezza la cui sostanza, chissà perché, pensai fosse stata coltivata nella nostalgia per un affetto mancato e per le premure che erano rimbalzate nelle pareti della canonica senza mai fermarsi, senza mai diventare corpo. Ma tu volevi bene a Don Marcello, le chiesi. Lei abbassò la testa. Stava per dire qualcosa, ma manco un suono le uscì dalle labbra. E lui? Lui a te. Voleva bene, continuai. Fortunata alzò le spalle e non le abbassò per qualche secondo, quasi provasse piacere nel lasciare quella domanda sospesa. Pensavo a quanto gli affetti potessero essere energici, inarrestabili, una volta chiusi nella riservatezza del proprio animo, e a quanto invece la forza di esprimerli
e soprattutto di accettarli, fosse esitante, impacciata, e mi chiedevo perché negli occhi e nei movimenti di Fortunata vedessi lo stesso scontento presente in quelli delle mie sorelle. Eppure la Perpetua mica aveva letto Madame Bovary o il libro dell'inquietudine di Pessoa o le poesie di Alfonsina Storni. I sentimenti, mi convinsi, erano capaci di rendere tutti consapevoli in ugual misura, e Fortunata, con le braccia lunghe e distese verso gli oggetti della sua stanza impregnate di parole non dette, ne erano amaramente al corrente e allungava il collo per seguire con invidia le esternazioni affettuose di Peppino Pitaro con i falegnami della, con i clienti della sua falegnameria. Un lettore del giallo dice: ma che cazzo sta raccontando questo? Cioè, Madame Bovary, Pessoa, cioè quello deve risolvere un caso e invece si sofferma su alcune altre cose. E questo Peppino Pitaro che adesso è comparso qui, ma chi è? Che ruolo avrà nella vicenda? Nessuno, nessuno. E mio nonno, che aveva la falegnameria lì e che io voglio celebrare, non il romanzo, indipendentemente dal lettore, non mi interessa. Se il lettore trova questa parte noiosa, a me interessa tanto, tanto quanto. Ma poi il giallista ti avrà rimproverato pochi omicidi, potevi farli uccidere 10-15 in più, insomma. E quindi quando ho presentato il libro e ho letto questa parte, no? Che ne so, vedere l'emozione di mia mamma, che poi è scomparsa dopo, subito dopo, o di mio zio, per me vale altro che premio Strega. 10 premi Strega o premio Campiello. E sono convinto che fin quando... Grazie. Fino a quando scriverò così, continuerò a farlo. Se dovessi scrivere per altri scopi o altre cose, forse non... Perché sono, in realtà sono un vacantuso, sono un pigro, cioè io per scrivere faccio fatica, cioè la scrittura dedico molti sudori, e quindi quando scrivo devo essere me stesso, e quando dico me stesso non trovare solo gratificazioni, cioè la scrittura ti mette veramente dinanzi a te stesso. E vi racconto una cosa che molto probabilmente gli scrittori non raccontano, no? Nei miei romanzi ci sono questi personaggi forti, i padri soprattutto sono forti, e a volte freddi, distaccati. E allora non so se tu conosci Ciccio Veraldi. Forse. Ciccio Veraldi lavorava al manicomio di Girifalco, a uno studio, e mi dice: ma come mai questi tuoi personaggi? E io gli dico: guarda, mio padre è il contrario dei personaggi che io descrivo. Mio padre è uno che mi ha sempre seguito, che mi è sempre stato vicino. E lui mi dice: ma è strano, perché questi padri sono sempre così distanti, così freddi. Io prendo la macchina, finita la presentazione, me ne vado. Ecco perché dico il valore della scrittura, la bellezza. E nel viaggio mi viene in mente un'immagine, no? E l'immagine qual era? Di mio padre che, sempre affettuoso, sempre presente, eppure in un lampo, no? Io mi accorgo che non mi aveva mai abbracciato. Capito? Cioè, la scrittura mi ha fatto scoprire questo. Io non ci avevo mai pensato, perché io avevo sempre visto mio padre presente, no? Uno che vive per la famiglia. E poi... La psicoterapia. E poi, sì. Non lo so se io l'ho scritto involontariamente, però poi, pensando, tutti i padri che ci sono nei miei romanzi sono così. E le mamme, anche in questo, sono un po' fuori, silenziose, ma determinanti. Mia mamma era il contrario. Mia mamma era il contrario di questo. E quindi queste cose mi piacciono e mi fanno paura nello stesso... Perché ti stimola anche il ricordo, la memoria, ma come... il confronto. Un altro, parlare di ricordi, io non sono mai andato al cimitero. È un luogo che non mi piace, mi mette tristezza, mi mette paura. E invece adesso che è morta mia mamma, mi capita di andarci, no? Io sto scoprendo un luogo nuovo, c'è un luogo dove
c'è gran parte della mia vita. E me ne sono accorto in questi giorni, dove a Caccuri sono arrivati tutti questi giovani, io non conosco nessuno di questi ragazzi. E la cosa mi dispiace molto. E invece al cimitero conoscevo tutti. Ed è un'altra scoperta che io ho fatto attraverso i libri. Cioè personaggi che involontariamente mi hanno raccontato storie, mi hanno detto qualcosa. Io racconto sempre questa emozione, no? Casa mia si trova fra la zona vecchia e la zona nuova del paese. E la sera d'estate ci ritorniamo con gli amici, quindi le 2, le 3, e poi devo ritornare a casa. Io ho due possibilità, o fare la strada nuova, anonima, o ritornare per la strada vecchia. E io faccio sempre la strada vecchia, e attraverso un luogo che è quasi, quasi disabitato. Eppure quei luoghi mi parlano così tanto che io molte volte, e lo dico senza vergognarmi, ma me ne vergogno, dico se mi dovesse vedere qualcuno, mi metto a correre. C'ho la sensazione di essere seguito da qualcuno, di essere, come dire, avverto delle presenze. Ritorno a Bergamo alle 3 di notte, ma con una serenità, eppure dovrei avere paura lì, no? Cioè, è un paese che ha un insieme di case, di slarghi, di vinelle, di viuzze, che mi parlano, che mi raccontano, che mi raccontano storie. E queste cose mi affascinano molto, mi piacciono molto. E poi mi piace raccontarle, per condividerle, per avere il dono, come dire, quasi divino, no? Di far fare ai personaggi quello che tu vuoi, di vivere altre vite, come dicevamo prima. Cioè nei personaggi io mi ritrovo, ma nei personaggi ci sono soprattutto quelli che hanno vissuto una vita che io non ho vissuto, che avrei voluto vivere. E vi dico un'ultima cosa, quando esce il libro e lo deve leggere Margherita, mia moglie, io sto sempre quei 15-20 giorni in tensione, no? Perché ho paura di essere beccato e di essere scoperto. Il sudore dello scrittore, che però è una garanzia di genuinità in una letteratura che molto spesso è condizionata da altro, e noi ne abbiamo goduto questa sera. Allora, Mara, se non hai altro da aggiungere potremmo... No, solo una cosa, anche se il momento era bello lirico, però sono di parte, devo farvi una domanda, insomma. La figura dell'avvocato, chi sei ispirato? Io ho studiato a Cosenza. Ho studiato a Cosenza e credo che l'accento cosentino sia uno dei più letterari della provincia della Calabria, ma non letterario nel senso di intensità della città, ma non come intensità, proprio come creazione di una macchietta. No? Slang, diciamo. Sì, come slang. Slang. E quindi siccome dovevo creare un avvocato un po'... Diciamo che rientra nel solco della letteratura, della socio... Un po' volgare anche nel modo di parlare, allora ho pensato a un cosentino. Ecco, questa è una cosa veramente... Sono avvocato, sono dalla provincia di Cosenza, quindi questa... No, provincia no. È un bellissimo personaggio. Però è un bel personaggio. Te lo dissi subito che mi piaceva. C'è una scena in cui loro, perché io le scene le colloco in un posto, davanti al panificio, in cui si confrontano con Jacopo, e Jacopo finalmente riesce a capire l'intensità di questo personaggio, nonostante apparentemente... Reso simpatico. Ci mette un po', sì. Ci mette un po' Jacopo. Sì, a capire. Va bene. Invece stiamo entrando in zona premio, ringraziamo Olimpio Tallarico per questo momento che più che di presentazione del suo libro è stato un momento anche di outing, di confessione, quando lo scrittore confabula con il nostro animo e riesce, diciamo, a connettersi con i nostri stati d'animo più che altro, è sempre un'esperienza nella più generale esperienza della lettura di questo libro che vi consigliamo. Siamo in zona premio. Antonio, cosa ci aspetta? Adesso scendiamo, ci avviamo verso la piazza principale, dove tra una mezz'ora
mezz'oretta circa avremo la possibilità di vedere questa mostra di, degli artisti locali, e quindi immediatamente dopo scendiamo per iniziare la serata del, del, del premio. Voi l'avete visto? L'avete ascoltato? Io ogni volta, ogni volta che lo vedo e lo ascolto nelle presentazioni, mi veramente sono rapito dalle sue parole e dalla partecipazione che ha, quindi è sempre una grande gioia avere la possibilità di averlo. È un privilegio la conoscenza che ha avuto e che abbiamo avuto nei suoi confronti. Reciproco. Grazie. Prima di muoverci verso l'anfiteatro dove si svolgerà la serata, consentitemi ancora una volta di ringraziare la stampa, vedo Luciano, Antonio, diversi giornalisti presenti, grazie per l'attenzione, i ragazzi della Protezione Civile di San Mango d'Aquino, e poi mi sia consentito di salutare un grande illustre di San Mango d'Aquino, l'imprenditore Antonio Ungaro, che nonostante la pandemia, ha sfidato anche questa pandemia, cerca a una delle realtà industriali più importanti della Calabria e non solo, e quindi si dedica a questa azienda, a circa 70-80 persone che lavorano, una realtà molto molto bella, molto importante, che produce stufe a pellet di qualità, ormai ha conquistato i mercati europei, e quindi grazie veramente di cuore per quello che fai, con il coraggio, perché non è facile. Oggi come oggi, con tutta questa situazione, come dicevamo prima, anche per la classe imprenditoriale è difficile. Quindi volevo evidenziare e volevo salutarlo. Grazie, no, perché la sua carta vincente, poi come diceva Antonio, è la moglie Francesca, che ha avuto questa anche bellissima iniziativa, come diceva Antonio, di sensibilizzare e con la posso aggiungere, scusami, perdonami Luca, a proposito di Antonio. Ecco, secondo me alcuni episodi della vita che ha raccontato, che in alcuni momenti ho avuto la possibilità di ascoltare da lui, la durezza e la difficoltà, momenti, perché oggi lo si vede come un imprenditore affermato, e quindi, ma lui c'è stata una volta che disse: avevamo difficoltà a fare la spesa. E sono storie, uno di questi racconti potrebbe tranquillamente far parte di qualche storia dei libri che si leggono e leggiamo in giro. Io sono rimasto molto colpito allora da questo, dall'intensità del suo racconto. Insomma, ci vuole sacrificio a volte per raggiungere i risultati che si raggiungono, e spesso gli altri non li vedono, però è così. E poi in ultimo, ma non per ultimo, volevo ringraziare l'amico Olimpio Della Riga, amico di San Mango. Avete sentito, perché come anche Antonio, no? Lui è partito da un paesino di mille anime, educato da una famiglia di contadini, famiglia umile, e piano piano con il sacrificio, poi entrambi, sia l'aspetto imprenditoriale che lo scrittore, siete insomma arrivati a ottenere un brillantissimo risultato, insomma, che fanno onore a voi stessi e fanno onore anche soprattutto alla nostra regione. Grazie. A tutti.